Allora, dove siamo noi? Sul un tratto di strada del Tour della Valle del Savio, che sono 176 km a disposizione dei cicloturisti, liberi dalle macchine, strade naturalmente ciclabili, non perché è chiusa al traffico, ma perché il traffico pesante passa su statali e strade più ampie a fondo valle. Qui è un dolce saliscendi che stiamo percorrendo oggi. Che oggi stiamo percorrendo con delle biciclette elettriche, ma insomma pedalabile anche con biciclette tradizionali. E adesso stiamo andando al castello di Montalto. Ok, dove ci andremo un po' a rifocillare perché insomma, abbiamo pedalato troppo. Abbiamo fatto quasi 18 km, mica cose. Una piccola parte del Tour della Valle del Savio che si può fare anche a tappe, non è necessario farlo tutto in giornata o tutto insieme. Gran Tour Valle del Savio ha vinto l'anno scorso l'Oscar del cicloturismo. Quest'anno siamo a pedalare qua perché Ludovica Casellati, organizzatrice del premio. È perché appunto Cesena meritava di essere pedalata, meritava di essere conosciuta per tutte le bellezze che può esprimere anche nell'entroterra. E però stasera premieremo la Toscana. Infatti canticchiavamo le aree di Puccini perché ha vinto la ciclovia di Puccini. Tu pedali, ti scarichi con il QR code le aree. E cosa c'è di più bello di pedalare cantando? Poi premieremo al secondo posto la Sicily Divide, un percorso creato da dei ragazzi che va da Trapani a Catania. Al terzo posto la Treviso Stiglia, un'ex ferrovia militare riconvertita. E menzione speciale Legambiente all'Abruzzo per il Cammino d'Abruzzo. Tanti cammini e ciclopedonali uniti assieme per scoprire i parchi abruzzesi e poi menzione della Stampa per tutto un progetto dell'Emilia Romagna che si chiama Food Valley, che unisce enogastronomia a bicicletta. Grazie. Peppone, com'è andata questa pedalata? Benissimo, un po' stanco, ho dato un po' di vantaggio ai ragazzi, ma alla fine sono arrivato comunque primo. L'ho aspettato di 5 minuti, ma ce l'ho fatta.